terzo appuntamento con le Blind Audition, le audizioni al buio. E canti con rabbia, sei riuscita a graffiare il cuore. Bravo, bravo, bravo. Ti fate piangere. Io e te da... Fateci sognare. Antonella Clerici conduce... La musica non ha età. Voice Senior, eccezionalmente. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nostra nuova puntata di reaction, di recensione alla nuova edizione di The Voice Senior 2023. Uno dei programmi ragazzi con più successo di sempre. Io devo ringraziare davvero la Rai, davvero il programma Antonella Clerici, per aver regalato finalmente, anche con questa terza edizione, un programma davvero bellissimo, leggero, pieno di intrattenimento, di tanta buona musica e di tante, ragazzi, davvero emozioni, una più forte dell'altra. Il livello, ragazzi, raggiunto in questa terza edizione di The Voice Senior è forse uno dei più alti mai raggiunti nella storia del programma, e soprattutto fanno sì che il successo vada avanti con un veramente con dei risultati straordinari, con oltre il 25% di share e 4 milioni di telespettatori vincendo sempre la serata. Quindi davvero davvero grazie, e davvero anche grazie a tutti voi ragazzi che seguite con passione queste mie puntate di recensione di questa nuova edizione. Andiamo ragazzi a vedere, prima di parlare di cosa è successo in questa terza e quarta puntata di The Voice Senior, in questo doppio episodio settimanale di questa settimana, le emozioni e, come dire, dei concorrenti invece della scorsa puntata. Sul palco di The Voice Senior, guarda, è stato meraviglioso, mi sono divertita come una matta e sono tornata ai vecchi tempi. Erano anni che non provavo un'emozione così forte. Ero concentrato sul da fare, non ho pensato a nulla. Mi sento volare, ecco, la parola, il termine è giusto, io sto volando, non ci posso credere. È come rivivere di nuovo. Per molto tempo sono stato spento e non credevo che questa opportunità venisse più. Per me è stato molto importante, è un riscatto personale. Mi ha dato questa opportunità di ancora per una volta avere applausi. Cantare è sempre stata la mia vita. È piacere, è vivere, è tutto. Non l'ho mai fatto in pubblico, diciamo, davanti a un pubblico così numeroso. Ho detto io provo, e ci ho provato come un gioco, è stato bellissimo. Ce l'ho da quando sono nata, è vivere, è aria, è linfa vitale. E quindi ragazzi, questi qui erano i concorrenti della seconda puntata dei Voice Senior, e ci hanno raccontato cosa hanno vissuto e quali sono state le loro emozioni prima di salire sul palco di The Voice Senior. Questa settimana, come vi dicevo, è stata una doppia puntata, perché abbiamo avuto la terza e la quarta Blind Audition, perché la scorsa settimana, il corso venerdì, non si erano andati in onda per andare, come dire, dare omaggio invece alla trasmissione del Binario 21 con Fabio Fazio, e quindi doppia Blind Audition e quindi doppie emozioni, e qui andiamo a scoprire insieme le migliori Blind Audition di queste ultime puntate. Quando ami una donna, senti? Angeli di insieme a lei. Che brava!
Prada sembra il cancello. No time to wallow in the mire. Davvero ragazzi, il livello raggiunto in questa edizione, lo so che mi ripeto, ma è davvero qualcosa di eccezionale. E soprattutto queste ultime due puntate sono state davvero bellissime, perché sono state all'insegna del divertimento, dell'allegria. Le blind audition con i concorrenti che cantavano canzoni anche molto divertenti, come New York New York, con i coach che anche non riuscivano a girarsi le sedie e quindi ballavano su se stessi. Ragazzi, davvero un clima bellissimo che fa sì che The Voice Senior, oltre che un programma davvero di altissimo livello, sia soprattutto una grande famiglia. Famiglia che si diverte davvero tantissimo anche nei momenti, nelle gag più esilaranti durante il backstage di questo programma. Ci lasceremo mai, mai, mai. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti farò fuori. No, no, le tue promesse, no, no, sempre le stesse. Svegliateci, no, 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 per favore no. Mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Loretta, ma ti piglio tutto quanto tu. Basta chiudere gli occhi e verrà da te. Non nasconderti, lasciati conquistare. Volevo, volevo, volevo da sé. Quando è stanotte tramonta il sole. Eccoci qui, Tristra. Non mi ero dato il mio corazon. Questo programma, sono pazza di questo programma. Ma che bello. E quindi sì, loro sono stati, come dire, i momenti più divertenti di queste ultime puntate di Blind Audition in questa settimana. Settimana prossima The Voice Senior non andrà in onda per dare spazio al Festival di Sanremo e tornerà ben venerdì 17 febbraio con la ultima Blind Audition, dove i coach dovranno decidere gli ultimi due talenti, due o tre talenti per comporre il proprio team e poi invece dare, come dire, luogo e fase ai momenti finali, quindi proprio alle semifinali e alla finale poi di questa favolosa terza edizione. Io vi ringrazio di essere in questo mio video, di questa mia puntata. Lasciatemi un commento qui sotto, ragazzi, se a voi piace The Voice Senior, se i concorrenti di queste ultime due puntate vi sono piaciuti, qual è il vostro preferito, anche voglio sapere, mi fa davvero piacere saperlo. E vi ringrazio dandovi appuntamento quindi con la mia rubrica di The Voice Senior, non la prossima domenica ma quella ancora dopo, per la ultima quinta Blind Audition The Voice Senior 2023. Quando sono arrivata su quella stellina, ragazzi, cioè, avevo il cuore che se lo misuravo 100 battiti al secondo. Non potete immaginare quante volte io, guardando questo programma dallo schermo, pensavo quanto mi piacerebbe essere lì. Poi, diciamo, cercavo di non guardare le sedie perché altrimenti non avrei continuato. Emozionante, è stato bellissimo quando si sono girati Ricchi e Poveri e Clementino. Forse è la prima volta in vita mia che mi sono emozionato al 100% quando si sono girati tutti quanti. È una botta di adrenalina, una nel cuore che si riempie di passione e d'amore, veramente una cosa bellissima. Un'emozione unica, molto faticosa per farla, però... È andata anche bene, che devo dirti, sono felice. Cantare per me è la cosa che mi fa stare meglio in assoluto, è il mio antidepressivo. Spero di continuare a cantare fino all'ultimo mio respiro.